buon posto, questo è un buon posto, come risolviamo, come, perché è quasi una materia, la lingua è quasi una materia plastica, appunto, per tornare. E quindi si lavora con i suoni, si lavora anche con la tonalità. Beyoncé ha un tono molto basso nel parlato, quindi abbiamo voluto rispettare sia per una policy Disney che quella, credo forse in Italia, magari per questo che sono molto 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 bravi nel doppiaggio, perché sono estremamente rigorosi con questi aspetti, anche del tono, della voce, le note addirittura. Si vanno ad analizzare le note delle esclamazioni. Quindi c'è, se lei ha detto "Oh my gosh!", noi dobbiamo fare "Oh mio Dio!" Questo, e quindi lavoriamo su queste cose ed è stato estremamente interessante perché poi si ricollega al mio mondo, che è quello della musica e delle note, no? Quindi è stato bellissimo. Beh, allora espando la domanda della collega per passare dal parlato al cantato, visto che la tua versione di Spirit è pazzesca e tu è vero che sei stata attratta da questa roba, e non è mai stato casuale il tuo incontro col cinema, sempre bellissimo, dai tempi di Muccino, poi magnifico con Django, col maestro, in collaborazione col maestro. Ci parli un attimo di che cos'è il tuo spirito per passare appunto a queste belle differenze? Hai parlato della differenza di Beyoncé nel parlato e nel cantato? Che cos'è Oh, Spirito di Elisa? allora, nel cantato io, anche lì ci siamo confrontati con il team Disney, con Fiamma, ci siamo occupati di tutta la parte della recitazione. Poi invece il cantato era fatto in un altro studio con, posso citare il nome della persona che mi ha seguito nel canto, se qualcuno del team Disney mi aiuta a ricordare. Virginia Brancucci, sì, Virginia Brancucci è stata la figura appunto con cui abbiamo lavorato sul canto. E onestamente non ci siamo messe a cercare di far Beyoncé, per forza, per ovvi motivi. Uno, perché io comunque sono già Elisa in Italia e non mi sembrava il caso di ricominciare da zero. E due, perché è impossibile, giustamente, e nel senso che non è. È controproducente, quindi anche lì è stato un lavoro di ricerca di mantenere quali erano le assi portanti di quel personaggio, di appunto quello spirito che era bello mantenere, e quali invece erano gli ingredienti da aggiungere, unici e originali, che potevo mettere io. E quindi forse io magari amo inserire i falsetti che rappresentano la dolcezza, mi piace molto lavorare con quelli, lo faccio sempre, è un po' una signature mia così. E invece devo dire, comunque sono anche legata alla parte opposta, no? Che è quella grintosissima del gospel, che anche lì ho sempre avuto, amato, che poi paradossalmente sono anche cose che ho in comune un po' anche con Marco, devo dire, perché anche lui nella sua musica ha dei cardini, insomma, no? Di questo genere, e soprattutto per quello che riguarda gospel, è un po' un attaccamento, una simpatia, un'inclinazione verso tutto quello che è black, soul-ish, e io anche, no? Ish. E quindi sì, cioè, la cosa che mi affascina in tutto questo è la ricerca. La ricerca, l'arricchimento artistico con cui io torno a casa dopo un'esperienza del genere. Noi siamo partiti ovviamente da due cantanti americani che il soul e il gospel ce lo insegnano, quindi sono così per natura, incredibile. Quindi è stato abbastanza facile seguire le loro orme sul cantato. Ok, allora abbiamo tempo per l'ultima Gri? Ok, vai. Buongiorno, ciao Marco, ciao Io Isa. non vedo niente. Va? Per me sei un'ombra nera. Vabbè, La non vedo. farina per musica e Ok. TV di Ah, già. Fulgito. Allora, la mia domanda, si è parlato di natura, di musica, di parole, e proprio tu hai in partenza un tour che ha a che fare con location naturalistiche, ma anche luoghi d'arte. Quindi volevo capire un po' se ci racconti questa nuova leg estiva dell'Atlantico Tour, e invece ad Elisa,
che progetti ha in cantiere, su cosa sta lavorando. Grazie. Sì, difatti Elisa, sentivo prima di macchine ibride, ovviamente partiamo anche noi in tour con delle macchine ibride e non solo perché andiamo in dei posti e facciamo queste 7 date quest'estate, partiamo col Fuori Atlantico. È una cosa che in verità era già nell'aria da prima che uscisse il disco, abbiamo fatto degli ascolti dei pezzi in luoghi della bellezza italiana. Orto botanico, musei, eccetera. E volevo continuare con questa cosa in quest'estate qui. Volevo andare a trovare veramente questi posti della bellezza italiana che magari non tutti conosciamo perché sono un po' nascosti, ne abbiamo tantissimi in Italia, quindi siamo andati proprio a spulciare e a cercare i posti più idonei. E quindi partiamo in tour nella natura e con la natura e con la massima sostenibilità possibile al massimo, senza diciamo andare a distruggere niente e a toccare niente. Quindi veramente in punta di piedi portiamo la musica in questi posti meravigliosi. Quindi il prossimo mio passo sarà questo, cioè quello più imminente. Torno domani e già dal 14 c'è la prima data. In un labirinto incredibile, il labirinto sì, più grande d'Europa, forse del mondo. Yes. Hai capito? Io sono Simba, Lo so. figlio di Ma Mufasa. stai attento a non È perderti. difficilissimo dire Mufasa. È È stato sempre un labirinto. difficilissimo. Vabbè, E tu i tornando un progetti po'. futuri, che fai? Tipo, da domani? Cosa fai da domani? Dimmi. Vado da Cali Senti come Brave. abbasso la ringe, la voce. C'è rock in Roma. Ma canto solo un pezzo. Bene, allora, Però aspetta, posso no, dire che dopo aspetta, domani? avrà, Ah, cioè, vabbè, sì, no, no, pensavo che avrà altre avevo cose da sentito fare. Cupa, pensavo che la volessi chiudere in No, no, casa. no, no, no. No, in realtà vado anch'io in tournée, però in Europa, nei club, un po' rock and roll così, perché sì, un po' così rock and roll. Butto sempre quei poveri bambini, li lancio su uno sleeper bus. Andiamo un po' a fare 7 date in giro per l'Europa, nei clubetti. Ma sì, infatti, comunque, insomma, ma anche Marco fa Io ci queste. torno a dicembre, sì, in Sì, però tu un po' Europa. più chic, un po' meglio. Invece io rock and roll, brutta proprio. Ma non direi, dovresti venire a vedere una data. Dai, facciamo. È molto rock. Ecco, vabbè, comunque, insomma, tanto mi sa che io ho sdoganato il fatto che non ho problema di size, non size, primi, secondi, terzi, quarti, del resto devo dire, non ho niente da nascondere. E quindi sì, insomma, io faccio i clubetti, roba de 300 posti, tutti amici. Gara, fighissimo, ma vorrei vedere, Però bomba, ci si ma come diverte. una vera rocker, non come i fighetti qua che Che vabbè, comunque ma no, quest'estate con fate le le date con medaglie. 108 persone, quindi non è che proprio siamo in molti di più, siamo comunque amici, ce n'ho meno di lei. Se è Esatto. per questo ho vinto io, Hai 108 capito? posti, Come se le Teatro di Andromeda. cioè, ma guarda, esatto, adesso andiamo nell'indie estremo, Giorgio poi, no, trema, Prossima perché data a casa. tre persone ci sono, mio Venite e faccio cugino, anche delle mia belle madre melanzane alla e il parmigiana. cane. Basta, dai. Sì, è vero. Sì, si va in quella direzione. Ok, vabbè, che meraviglia, ma non so, fantastici, li abbiamo, ma hanno vinto tutto. Cantando, vince, hanno vinto tutto.